Ciao ragazzi, bentornati qui con me nella cucina per tutti. Spero stiate bene. Io sto benissimo perché davanti ho un bel piatto fresco, molto buono, cioè una pasta col pesto. No, ma ragazzi, non avete capito. Mica sono andato a prendere il pesto confezionato, ho cotto la pasta e poi ho fatto finta di creare questa videoricetta. No, no. Oggi useremo pestello, mortaio, perché faremo il pesto homemade, ormai come si usa dire in inglese in tutta Italia. Quindi, siete curiosi di vedere come andarlo a realizzare e quali sono gli ingredienti? Bene, allora mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. E prima di chiudere la presentazione vi dico che questo non è il pesto originale, è la mia rivisitazione del classico pesto alla genovese. Quindi non troverete il pecorino sardo tipo fiore e non troverete l'aglio, quello che si usa proprio per fare il pesto, ma useremo l'aglio rosso. Quindi mi raccomando, non andate poi nei commenti e mi dite ma Fabio, ma io so che il pesto alla genovese si fa in un altro modo. Avete ragione, ma io lo faccio in questo modo. Dai, andiamo a vedere quali sono gli ingredienti e mettiamoci al lavoro. Andiamo con gli ingredienti. Ci serviranno 15 g di basilico, 8 g di pinoli, uno spicchio di aglio rosso, 25 g d'olio, 8 g di pecorino stagionato toscano e 12 g di parmigiano reggiano. Vediamo come fare. Prima di iniziare la lavorazione ci prepariamo l'acqua dove cuoceremo la pasta, così ci portiamo avanti. Iniziamo con i formaggi. Io non li avevo ancora grattugiati, come avete visto, quindi con l'aiuto di una bilancia e di una boule andremo a prelevare il quantitativo che ci serve direttamente dalla forma. Tara, e andiamo con il parmigiano. Perfetto, ci siamo. Ora vado a prendere il mortaio e cominciamo ad assemblare pian piano e a pestare gli ingredienti. Come vedete il mio non è un mortaio molto capiente, quindi dovremo andare per gradi con gli ingredienti. Allora, la prima cosa sarà togliere la camicia all'aglio. Una volta pulito lo andiamo a mettere nel mortaio e cominciamo a pestarlo. Come vedete abbiamo ottenuto una sorta di pasta. Dopodiché possiamo andare a mettere le foglie di basilico. Allora, prima di pestarle, una cosa importante. Il basilico deve essere preferibilmente del vostro vaso, del vostro orto, perché è meglio non lavarlo, perché vale lo stesso principio del coltello d'acciaio, delle forbici. Se noi lo laviamo si annerisce, quindi si usa proprio il pestello in marmo e il mortaio in marmo proprio per evitare che si ossidi. Quindi mi raccomando, se riuscite a reperire un basilico non trattato e che quindi non lo dovete per forza lavare, è meglio. Io vi consiglio questo. Nel caso invece dovete acquistarlo perché non ce l'avete, non lo potete reperire, il consiglio che vi do è quello di prendere un panno umido e passarlo sulle foglie, così almeno si asciuga istantaneamente e evitate appunto che vada ad annerirsi. Come vedete io sto pian piano pestando le foglie ed il basilico è proprio il primo ingrediente che andiamo ad inserire nel nostro mortaio dopo l'aglio. Una volta che le prime foglie si sono ridotte, ne andiamo ad inserire altre due o tre e continuiamo. Bene, e con il basilico, come vedete, abbiamo terminato. Ora andiamo ad inserire i pinoli e cominciamo a pestarli. Perfetto, anche con i pinoli ci siamo, ha già cambiato colore, c'è un profumo ragazzi che non vi dico. Allora, cominciamo a prendere i formaggi grattugiati e ci mettiamo anche un goccino d'olio, non tanto, mi raccomando, perché questo va per lo più alla fine. E continuiamo a pestare. Andiamo a vedere a che punto è l'acqua per cuocere la pasta. Eh sì ragazzi, bolle, quindi vado ad aggiungere il sale e butto la pasta. Nel frattempo che la pasta cuoce, ci rimettiamo qui con il nostro bel mortaio e continuiamo con un po' di formaggio.
Noi ci siamo praticamente, ragazzi. Guardate che bel pesto è venuto fuori. Molto bello. Andiamo ad inserire l'ultima parte d'olio e continuiamo a pestare. Non vedo l'ora di mangiarmi questo bel pesto rustico fatto in casa. Buonissimo. Allora, ragazzi, che ne dite? Vi piace? Dai, andiamo a scolare la pasta e condiamola. Dopo aver scolato la pasta, l'ho messa in una ciotola e vado a mettere il condimento. Giriamo per bene e ci trasferiamo in un bel piatto. Avevo tenuto da parte un po' di pesto e così glielo metto sopra. Ed il protagonista, ovvero il basilico. Ragazzi, oggi la prova dell'assaggio è super meritata, eh. Finalmente, ragazzi, siamo arrivati alla prova, quella dell'assaggio. Non vedo l'ora. Ma poi questa estate, diciamo calda, poi vabbè, dipende, magari dove siete voi ora in questo momento a guardare il video, forse sta piovendo. Qui, vi dico, è caldissimo, quindi un bel pesto ci vuole. Allora, andiamo ad assaggiarlo, sentiamo. Ma il profumo è fantastico. Poi, guardate, è rimasto verde il basilico, perché non abbiamo utilizzato accessori in acciaio. Quindi, sentiamo. Buonissimo. Cioè, senza nulla togliere al pesto e ai pesti che noi andiamo ad acquistare, ma farle in casa non è solo una soddisfazione, è una questione anche di qualità. Si sente proprio questo bel basilico, com'è bello profumato, come spinge l'aglio rosso, che fa il suo, bello profumato, e poi insomma tutti gli ingredienti che abbiamo messo insieme, magari anche con un olio prodotto da qualcuno che conosciamo o da noi stessi, è tutta un'altra cosa, che dite? Quindi riproponete questa famiglia, sì, mio nonno in cariola, riproponete questa ricetta a voi stessi e alla vostra famiglia. E noi ci vediamo alla prossima. Buona estate, fatemi sapere qui sotto nei commenti non solo come vi è venuto questo pesto, ma anche dove andate in vacanza, perché io sono curioso. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, è ora di pranzo e me lo devo per forza andare a finire. Questa è la vita, d'altronde